Buongiorno, oggi è giovedì del 29 settembre del 2016. Volevo leggervi qualcosa dal Vangelo di Luca al capitolo 2, dal verso 25, dove si parla di questo uomo anziano, attempato, che si chiamava Simeone. Dice: Ora ecco, vi era a Gerusalemme un uomo chiamato Simeone. Quest'uomo era giusto e pio e aspettava la consolazione di Israele. E lo Spirito Santo era su di lui. E gli era stato divinamente rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Egli dunque, mosso dallo Spirito, venne nel Tempio e come i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare a suo riguardo quanto prescriveva dalla legge, cioè la circoncisione, egli lo prese tra le braccia e benedisse Dio dicendo: Ora, Signore, lascia che il tuo servo muoia in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che tu hai preparato davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Giuseppe e la madre del bambino si meravigliavano delle cose che si dicevano di lui. Poi Simeone li benedisse e disse a Maria, sua madre: Ecco, costui è posto per la caduta e per l'innalzamento di molti in Israele per essere segno di contraddizione e a te stessa una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. E una delle cose che mi ha colpito veramente tanto di questa storia è come lo Spirito Santo guidava quest'uomo Simeone, un uomo giusto e pio, anziano, un uomo che aveva era molto impegnato nell'opera di Dio. Ma una delle cose meravigliose che vediamo qui è che lo Spirito Santo gli parlò e gli disse di andare nel Tempio. Ora qua usa un'espressione bellissima, dice: egli mosso dallo Spirito Santo venne nel Tempio. Ieri abbiamo parlato dello Spirito Santo, di come la nostra vita deve dipendere da Lui, nel nostro rapporto con Lui. E la meditazione di oggi è molto semplice. Quando noi dipendiamo da Lui abbiamo una vita in comunione con lo Spirito Santo, non una vita perfetta, ma in comunione con lo Spirito Santo. E quindi nel momento in cui noi abbiamo una relazione personale, quindi parliamo, dialoghiamo, gli raccontiamo le nostre cose, confidiamo i nostri pesi, le nostre situazioni con Lui, che è la persona che oggi vive dentro di noi. La Bibbia dice qua che Simeone fu mosso dallo Spirito Santo, venne nel Tempio e si trovò in quel preciso istante, davanti i genitori di Gesù, Giuseppe e Maria, che stavano facendo quello descritto o prescritto dalla legge di Mosè. Cosa voglio dire con questo? Quando noi abbiamo un rapporto con lo Spirito Santo e parliamo con Lui, ci confidiamo con Lui, ci relazioniamo in maniera quotidiana e costante con lo Spirito Santo. Lui muove le nostre vite e ci farà arrivare al momento giusto, nel posto giusto per incontrare le persone giuste. Quando lo Spirito Santo si muove e ci muove, noi arriveremo ad incontrare le persone di cui avremo bisogno, nel posto magari più inconsueto, per realizzare qualcosa che ci è stato promesso da tempo. Pensate un attimo a Simeone. Il Signore gli aveva detto che non sarebbe morto finché non avrebbe visto con i suoi occhi la salvezza di Israele. E quando lui vide Gesù, il bambino disse: Signore, ora posso morire perché la tua promessa nella mia vita si è adempiuta. Ed è molto semplicemente questo. Quando noi ci relazioniamo con lui, con la persona dello Spirito Santo, lui muove le nostre vite e ci farà fare incontri soprannaturali e promesse si realizzeranno nella nostra vita, proprio in qualcosa che noi magari pensiamo che è la quotidianità, le cose di tutti i giorni, in quello che facciamo tutti i giorni. Lo Spirito Santo ha preparato degli incontri soprannaturali, lo Spirito Santo ha preparato delle situazioni dove lui ti guiderà e dove tu potrai veramente sperimentare che tutto quello che lui ti ha promesso si realizzerà, tutto quello che lui ti ha detto si verificherà nella tua vita. Quindi, molto semplicemente questo, mosso dallo Spirito Santo, lascia che lo Spirito Santo possa guidare i tuoi passi. Come si fa? Come si fa ad ascoltare la voce di Dio?
Lui parla nel cuore, semplicemente parla con lui e digli: Spirito Santo, guida la mia vita. Oggi, anche se io non comprendo determinate cose, non ho quella, forse quella spiritualità che altri hanno, ok? Però lo Spirito Santo ti guiderà, tu parla con lui e lui lo farà, e lui ti guiderà, e lui ti benedirà, lui ti parlerà e ti farà arrivare al posto giusto, al momento giusto, con le persone giuste per vedere l'adempimento delle sue promesse nella tua vita. Dio ti benedica, buona giornata.